Antonio rientra, uccide tutti, da mandare in super spremuta Cedro anche super spremuta, ma quale super spremuta? Ti dà frenato in double bubble ucciso. Oh, oh, che cazzo va? Ma se mi hai buttato fuori proprio come un troione, mi hai buttato fuori. Siamo partiti. Uno di primo, parte la paratia di Ulli, credo. Simo Muro contro Ulli, cosa accade? È morto Simo nel dritto, si è passato due cadaveri davanti. Disastro! Parti bene davanti, cerca di star fuori dai casini, ma poi appena vedi le Renault fa da tappo. Sì. Sì, motor! Partito male Ice. Gente ferma. Oh, si toccano! Virtual! Dove va il Minator? Mi ha passato il regime di Virtual. Anton nono, MC decimo. Partenza pazzesca a fionda. Però di strategia delle Renault, credo, sono partiti con le gialle, molti sono partiti con le gialle. La Virtual Safety Car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di Virtual Safety Car sta accanto al muretto a tre ragazzi, mamma mia. Già Botti, mi sembra una Renault su Antonio prima. Credo sia stato salvo avere il problema. Antonio va dentro su Halle prima del tunnel e passa. Molto largo qui Halle. È un po' in difficoltà Halle, va dentro MC. Adesso sei nella top 10, continua così. Alvi fuori, abbiamo appena passato la pit lane, incredibile, Alvi dritto nel muro. Alvi dritto nel muro, colpo di scena. Sosta mi sembra che era il quinto, io rientro. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. D'accordo. Shark è fermo, non si sa cosa stia facendo. Ma Sam sì. Shark buggato. Si fa passare da tutti. Non sappiamo la motivazione. Antonio sesto, sì settimo. Le Renault sono rimaste intruppate. Un salvo in fondo con Ig. Cosa fa? Ma c'è il ghosting? Iceman non ha messo il ghosting. C'era Simo girato. Clamoroso. Che errore qua del vice. Pit, Bikers, rientra al pit. Che... ah, te la gialle, cazzo, ok. Mi fermo io. Confermo la sosta al termine di questo giro.
Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Anton non rientra, MCC. Smarca la gomma. Fuori, sarai subito in gara all'uscita dai. Riesce il leader del mondiale. Smarca la gomma. Tutti al pit, infatti, tutti al pit, tranne il leader Bikers e Anton. Fai un buon lavoro, Bikers, non farlo passare. Dio che tappo. Oh, si fanno fuori Lori Becca, va dentro MC, ne passa due. Oh, c'è Bikers in difficoltà. Ok, box, box, box rossa. Botti dietro, botti grossi dietro, mi sembra. Gli addetti hanno rimosso tutto in tempo, quindi niente safety car. Tappo pazzesco di Bikers con Shark. State tappando il mondo, mamma mia. Becca va dentro in curva dondolando, Benny, un pazzo. Botto, safety car. Riduci la velocità. Botto, safety car. Rischiamo una penalità. Buono, Bikers. Imposta il cambio ala. Devi fare 9 giri con la rossa nuova, dai. Metti 7 in banca, dai. 2 li faremo di safety. Drive through per Shark. Ed MC diventa leader. No, Luca resta fuori. Ma non ha senso. Luca perderà un casino di posizioni. Luca non si è fermato, resta fuori con la gialla. Usurata. A metà gara. Ig quinto. Ig quinto. Salvo dietro di me. Mio Dio, che disastro per Anton. Esce a metà classifica Anton. Dovrebbe essere ottavo Anton. Shark avrà anche il drive-thru, Shark. Luca sbanda, ma che fa? Cosa stanno combinando sti due pazzi? Cosa stanno combinando? Cioè Luca sbanda, mi fa sbagliare, arriva Salvo, fa sorpasso illecito, deve farci ripassare. Oh! Contatto, Salvo il Minator! È arrivato anche il Minator! È in penalità, Salvo le gomme nuove! Salvo va dentro, un punto impossibile, prende pieno! Il leader del mondiale! Una scelta veramente strana da pazzi di Salvo. Completamente impazzito Salvo. Mi ha fatto fuori. Alla posteriore è andato. Attenzione all'alettone posteriore, hai preso un po' di danni. Un dodicesimo. Avevo la vittoria attenzione, in tasca perché attenzione. Luca si doveva rifermare. Cadaveri qui dietro, qui davanti. Carota che si gira in pista. Incidente in pista, ma gli ufficiali. Mi ripassa Salvo, ma che stanno combinando? Salvo è danneggiato anche.
becca fuori dritto in curva Teobetix. Salvo è danneggiato, non si sposta. Ezio è stato un incidente con detriti sparsi. Simo esci. Gli addetti hanno rimosso tutto. Simo esci. Quindi niente safety car per adesso. Simo. Cazzo. L'ala non dovrei averla rotta. Squalifica per Carotta. Io non ci credo. Avevo la vittoria in tasca. Te guarda Salvo che ha combinato. C'è una nuova strategia disponibile sul DMR. Ma no, ma non mi fermo, John. Spero Ice sia danneggiato, ma non credo. Perso anche secondi dietro Simo danneggiato, non si spostava. Botti lì davanti nell'imbuto. Fa un bel lavoro su Antonio che sto recuperando. Danni all'ala posteriore, danni alla lettura. Lo so Johnny, lo so. Stai libera, bandiera verde. Il che muore. Attenzione. Pit rossa. Ormai non escono più safety né Virtua, sa come mai. Hanno dato l'ok per il DRS. Tre secondi per Ice. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. E tranquillo Bikers, parti davanti in gara 2. Lo so, io avevo la vittoria in tasca. Ma Luca ancora non si è fermato. Oh no, lo so, però entrambi ci hanno rovinato. È la seconda volta di fila, perché anche gara 2 Imola hanno fatto uguale. Tony è terzo, giro veloce, distacco dall'auto davanti, 7. Ed era penultimo, era penultimo alla ripartenza. E Luca ancora non si è fermato. Terminator è primo, ma dovrebbe aver vinto a mani basse, mancano 5 giri alla fine. 4 praticamente. Terminator fucsia. Tony Fuzia. Hai preso danni alla lettone posteriore. 41 e mezzo, Luca al tilt. Io non riesco neanche a spingere tanto perché ho l'ala posteriore andata. L'arancione. Ho fatto tutto perfetto. Tutto perfetto l'ho fatto. Ho veramente ripreso tutti i punti persi in Azerbaijan. C'è una nuova strategia disponibile su DMF.
Luca morto. Ha creato il finimondo, ha creato, è morto all'ultimo giro. Salvo morto. Non ha passato neanche Luca. Pazzesco. Mi è arrivato da dietro Salvo e stava lottando con il minato. Io non... vorrei anche vedere se è colpa tua. Va al parroco completo. Sono i due in fondo rispondo. Ancora mi colpiscono. Ma vai. Sì, per sbaglio non sono andato via, Bikers. Sono finito nel groviglio, non riuscivo a parlarti. Sorry, errore mio. Dobbiamo mettere la mappa grande comunque, Bikers, per vedere meglio. Ah! Sì, allora fai il video. Sì, allora fai il video. Ti penalizziamo ancora. Lascia quanto lag. Sto santo. La bambina sì. Oddio. Spara onda dietro clamorosa. Becca muore. Shark lag. Arrivando i Renault, però io sono bloccato da Shark. Vale. Guarda onda lì davanti. Volato via, credo. Albi, tuo fratello è primo, credo. Iceman imbottigliato qua con Ig e Halle. Salvo si è scambiato con Carroz. Vediamo che combina. Bello. Bandiera gialla. Albi morto. Oddio, che imbuto. Ma no. Gente che non frena, rimane nell'ingorgo. Oh mamma. È passato Salvo. Ma chi è quel matto che non ha visto Albi morto comunque? Shark, ma che combina? Ma va in pit lane! Possiamo usare il DRS, disponibile. Resta fuori, Bikers, resta fuori. Ne ha approfittato Halle, che è il leader. Halle leader con questo ingorgo. Salvo dovrebbe essere tutto rotto. Non guadagno niente su Antonio. Dovreste avere tutti i rotti davanti,
No, 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 resta fuori, resta fuori. Sì, ma ormai mancano due giri alla fine, Baggett. Cerca di portarla a casa, anche se vai piano. Ben fatto, hai conquistato. No, tuo fratello che è morto dentro il tunnel. Da solo. Si sono poi aggrovigliati, credo, Iceman e Ig. Si sono aggrovigliati. La zona forse è danneggiata, non riesce a riprendere salto, sai? Fuxiama, cioè Halle a 10 secondi e mezzo. Miglior tempo, continua così. Ma è andato Halle, almeno non rompe. Ok, Shark al pit. No, come? Rientra, rientra. Cazzo, sfiga. Che sfiga, passa Vishar. No, il minato mi dava il fiore. Dovresti essere penultimo all'uscita della pit lane. Vince Halle. Seconda posizione inutile. Tra l'altro Salvo perde la posizione anche su Luca. Ufficio. Sta andando pianissimo. Ha forato Luca. No. Che sfiga. Ha forato all'ultimo. Non ce la fa su Salvo. Incredibile. Avrebbe ripreso Antonio anche. Ha forato sul pezzo di Antonio, mi sa. In gara 2 ho fatto 13, Antonio 11, quindi in totale ho perso 4 punti sto weekend. Niente, potevo vincere gara 1, avrei guadagnato un botto di punti e niente per la seconda volta. Sì sì, facevamo doppietta non ufficiale molto probabilmente.